E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questa nuovissima serie su Amnesia The Dark Descent. Vi ho chiesto ragazzi in un sondaggio se questa serie avrebbe potuto interessarvi e buona parte di voi mi ha risposto appunto di sì, tra l'altro anche con entusiasmo, per cui ho deciso alla fine di portarla. Ovviamente ragazzi, non dimenticatevi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie prosegua, per cui per questo primo episodio almeno ragazzi vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 100 like. E quindi eccoci qui. Perché ho scelto Amnesia ragazzi? Perché effettivamente non è un gioco molto recente, ha qualche anno tra l'altro, e all'epoca ragazzi quando uscì fece veramente un grandissimo scalpore, perché da quanto si dice in giro probabilmente è uno dei migliori horror assolutamente creati, uno dei migliori horror ragazzi assolutamente che ci siano. Per cui io all'epoca non avevo potuto portarlo, ovviamente perché il mio computer non reggeva assolutamente e comunque non ero assidua così tanto su YouTube, e poi non l'ho mai recuperato. Quindi credo che essendo uno dei migliori horror, ragazzi, non può assolutamente mancare sul mio canale. Per cui lo vivremo insieme, vedremo se è davvero come dicono, se è uno dei migliori horror in circolazione. Voi vedete la scritta continua, ragazzi, perché ovviamente ho incominciato una nuova partita per vedere come andava la grafica, ovviamente se era tutto a posto, per cui sembrerebbe non esserci alcun problema. Quindi non perdiamo più tempo e andiamo a incominciarlo, ragazzi. Qua c'è la possibilità, ragazzi, di scegliere anche la modalità difficile, però leggiamo sulla modalità normale che dice la modalità in cui il gioco è stato progettato per essere giocato. Ovviamente io sceglierò normale. Ah, ragazzi, sì, giustamente. Oggi il tempo ha deciso di essere così un pochettino pazzerello, per cui se vedete ragazzi che la mia facecam cambia di luminosità da un momento all'altro è perché le nuvole si stanno divertendo tantissimo oggi, a differenza mia. Andiamo. Ok. Don't forget. Some things must be Certe cose non devono essere dimenticate. L'ombra che mi segue. Devo sbrigare. Ok, si chiama Daniel, ragazzi. È londinese. Cosa ho fatto? Non dimenticare. My name is. I am Daniel. Ok. Ottima intro, devo dire, proprio semplice, essenziale. Ottimo. Ci hanno presentato il nostro personaggio, a quanto pare, questo ragazzetto, ragazzone o uomo, omone, non sappiamo che fattezze abbia, ma si chiama Daniel e io lo chiamerò Dan. Ovviamente Dan, ragazzi, perché a noi le abbreviazioni piacciono. Questo gioco, ragazzi, purtroppo si gioca con tastiera e mouse. Questo gioco non è stato pensato a quanto pare per essere giocato col pad. Siamo in game, ragazzi. Ovviamente, per ora il nostro caro Dan sembrerebbe essersi fatto di qualche sostanza stupefacente, oserei dire. Ah, si può giocare anche col pad. Perché indicano, ragazzi, anche il tasto Y, che è un tasto del pad. Però vabbè, dai, visto che è stato pensato comunque per essere giocato a tastiera e mouse, penso che lo giocherò così, almeno per adesso. Se poi vedo che sto troppo in difficoltà, però in difficoltà, minchia. Segui la traccia liquida e trova nella sorgente. Ok. La traccia liquida sarebbe questa? Oh, ci sono macchie rosse e macchie rosa. Qualcuno ha usato Vanish Oxy Action su questo tappeto e l'ha lasciato macchiato. Complimenti. Mi lamenterò con la lavanderia, eh. State sicuri, tranquilli. Ok, ragazzi.
Per aprire le porte si usa il mouse, appunto si deve tenere premuto e spostare la porta nella direzione. Effettivamente questa azione, ragazzi, è per questo che io non pensavo si potesse giocare col pad, perché questa azione qua sembra comunque difficile da fare col mouse, no? Ok, allora, raccolto scatola contenente l'esca e l'acciarino. Io non so come si apre. Ok, si apre così il menu, ragazzi. Abbiamo tipo l'inventario, ovviamente. Utilizzate per accendere sorgenti di luce nell'ambiente. Ah, l'acciarino, sì, sono fiammiferi. Qua indica lo stato della nostra salute fisica. E la cosa interessante anche, ragazzi, di questo gioco è che viene indicata la sanità mentale. Perché, cosa super interessante, i momenti, ragazzi, tipo di paura che vive il nostro protagonista fanno sì che la sua sanità mentale decresca in maniera incredibile. Ok, qua per esempio, ragazzi, possiamo vedere, possiamo utilizzare appunto l'acciarino per accendere la candela. Possiamo afferrare gli oggetti, ragazzi, vi starete chiedendo come so questa cosa. Perché io all'epoca, ragazzi, ovviamente guardai qualche episodio sporadico dal mio youtuber preferito. E quindi mi ricordo alcuni dettagli, tipo il fatto che si possono lanciare gli oggetti. Però attenzione, non si possono usare contro i nemici. Quindi in questo gioco, ragazzi, i nemici possono ammazzarci e noi non possiamo farci assolutamente niente. Niente. Quando afferri un oggetto, ok, sì, appunto, utilizza il tasto. Che cazzo sta succedendo? Oh merda. Dan, che cazzo stai facendo? Ok, hai recuperato. No, è ancora tutto mezzo sfocato. Ma di che cazzo ti sei fatto, amico? What the fuck? Cosa è successo? Cosa è successo? C'è un modo per correre? No, è che lui evidentemente, ragazzi, è ancora mezzo ubriaco. Perché evidentemente magari si è fatto un bicchierino di troppo ieri sera e la cosa gli è andata bene così, diciamo. Ok, qua è tutto sbarrato. Seguiamo la traccia comunque rosa qua di... sembra maestro di unicorno. E andiamo di qua. Ok. Caro Amnesia, tu pensi di potermi spaventare aprendo una porta? Oh zio, che ho giocato tutti e due gli Outlast. Non so se... te ne cito un altro, Layers of Fear. Non ci abbiamo paura noi di ste cose. Possiamo aprire gli armadi. E ok, per accendere candele e altre sorgenti di luce nell'ambiente. Perfetto. Quindi qua ci indica appunto pure come aprire l'inventario. E ragazzi, da notare che noi potremo utilizzare gli armadi. Vi sto a fare una sorta di tutorial, bellissimo. Se si chiudessero, ovviamente, gli armadi come nascondiglio. Ovviamente, ragazzi, io credo di aver visto soltanto un paio di episodi anni fa. E quindi... queste cose base me le ricordo, però non ho la minima idea dei mostri e cose del genere, perché ci saranno mostri. Vabbè ragazzi, questo è chiaro proprio come il sole, già ve l'annuncio, solo che... Oh! Guardate, faccio come Harry, eh! Uso la scopa come arma di distruzione! Accipicchia, toh! Te la regalo. Andiamo. Massa però, ti sei imbriacato proprio a dovere, zio, eh! Proprio a dovere, cioè non c'è stancazzi proprio. Oh sì, ma che cazzo c'è sta il terremoto? Io ho sentito i passi più che il tremolio. Yuhu! E là c'è qualcuno lì. Allora, già sti angoli dei corridoi non mi piacciono proprio. Ma anche no. Perché? Che? Che c'hai, zio? Oddio. Che succede? Siete vita una calmata. È in preda agli attacchi di panico. Perché c'è una macchia qui? Ah, ok. Di qua. Pensavo ci fosse una sorta di passaggio segreto. Oh shit. Possiamo usare... posso portarmi appresso anche la sedia. Anche la sedia arma distruzione di massa, Capito? Ok, in sto gioco si può usare un po' di tutto effettivamente come arma distruzione, ma effettivamente serve... non serve niente. Ok, mi ha fatto prendere in colpo sta cazzo di armature. Si può fare anche questo, ragazzi. Prendere l'elmo, vedete, si può usare tutto come arma distruzione. Toh!
Ovviamente non so se è saggio fare rumore, in effetti adesso che ci penso, però fa niente, possiamo usare barra spaziatrice per saltare. Non riuscirò mai ad aprirla. No, vabbè, ok, niente da fare. Non si apre, non si apre. Chi è che ci vuole dare il benvenuto? Ammazza, di qua si scende, però se si è aperta la porta di qua, un motivo ci sarà. Che bello far le rime. Ehi, tacchete, tacchete. Oh. Minchia, non respira pure tu così e mi fai prendere in colpo. Eccolo là, lo sapevo! Attento, quando ti trovi al buio la tua sanità mentale diminuisce. Quindi anche questo influisce, eh? Accendi luci nell'ambiente utilizzando scatole contenenti esche acciarino. Quindi dobbiamo stare, ragazzi, più o meno sempre a contatto con delle fonti di luce, se non vogliamo che il nostro personaggio impazzisca. Quindi anche questa meccanica, per esempio, ragazzi, è interessante, perché ovviamente ti fa impanicare un po' quando sei al buio e vedi che sta cominciando a impazzire. Effettivamente un po' di panico te lo fa venire. Allora, il maestro d'unicorno porta fin qui vecchi archivi. Cadde sul pavimento della cucina. Le lacrime stavano iniziando a bagnare i suoi occhi appena ricevette il primo calcio nello stomaco. Hazel restò nascosta per paura di essere punita anche lei. What? Ok. Quasi quasi mi piaceva di più prima, no? Ok, non mi piace. Ok, però si può usare shift per andare più veloci. Oh merda. Oh, 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 ok. Luce, luce, luce! Luce! Dov'è? Ok. Ok, era il caso di accendere, ragazzi, perché è tutto buio. Essere presente a eventi che possono turbare riduce la tua sanità mentale. Può essere aumentata? No. Mi sono persa quello che diceva. Oh shit. Oh shit, ma non possiamo portarla con noi, no? Oh merda. Ok, 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 non mi piace per niente sta cosa. Entrerò, perché se mi aprite le porte vuol dire che mi volete, no? Mi volete fra voi, anche se non so perché. Oddio, perché sta... Perché sta impazzendo? Che cazzo? Oddio no. Che cazzo sono ste merde? Perché sta succedendo? Basta! Ah, ci picchia. Guarda, c'è una bella luce che viene da fuori, no? Oh, illuminati dalla luce del Dio Padre. Ok, andiamo, avventuriamoci nel buio, anche se non mi piace. Però da fuori entra luce, scusatene. Guardate un po', che bella. È così luminosa. Comunque Dan, ragazzi, ancora si riprende, eh. Oh shit. Oh shit. Ok, c'è state a provare, c'è state a provare. Però... Oh, calma, calma, calma! Che cazzo c'è sta? L'uragano Katrina qua dentro, calma! Oh, Madonna santa! Quanto siamo agitati! Eh? Eccola, finalmente! Questo, ragazzi, è importantissimo. Abbiamo raccolto la lanterna. Quando è piena d'olio, può essere accesa premendo il tasto F. Ecco qua. E questa sarà la nostra unica fonte di luce, probabilmente in certi momenti. Quindi potrebbe essere assolutamente fondamentale non sprecare, come potete vedere, la riserva d'olio. Perché quando finisce, come dice qui, la lanterna non può essere più utilizzata. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo stare attenti, perché magari in giro ci sono delle note, delle cose che può essere importante leggere, se non sbaglio. Ovviamente qua è pieno di libri che possono essere presi e lanciati via. Ammazza che buio, vedete, per esempio. Qua, ragazzi, è assolutamente fondamentale utilizzarla. Ecco, la porta si apre di qua. E questa è una cosa che odio. È risaputo che odio quando le porte si aprono verso di me. Che... C'è il terremoto. Perché? Perché? Non capisco io. Sono armata, di nuovo. Ragazzi, guardate che qua ogni cosa può essere utilizzata contro di voi. Guardate. Così. Ecco, a quanto pare è importante pure guardarsi un pochettino in giro. Ho trovato un acciarino. E qua c'è il fuoco. Ma che bello. Il fuoco è reale. Si può lanciare di tutto, ragazzi. Si può fare il casino più grosso del mondo. Ho spaccato qualcosa. Beh, sti cazzi. Ok. Ecco qua, porta qua. Porta qua la... Oh! Ok. Ah,
Ecco l'olio! La lanterna fa scolare olio quando è accesa. Per aggiungere olio alla lanterna, fai doppio clic sull'oggetto olio nell'inventario. Ok, quindi per aggiungerlo, ragazzi, si fa così. Perfetto. E qui c'è un foglio, vediamo cosa dice. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. Alexander. He will be no match for you. One last thing. Shit. A shadow is following you. Yeah. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Annotazioni di Daniel al suo io. Infatti qua dice: non so se resterà qualcosa dopo aver preso questa bevanda. Cioè è stato lui a scrivere a se stesso. E a quanto pare, appunto, dice: ho scelto di dimenticare. Quindi ha bevuto una bevanda che a quanto pare, in uno snippete snappete, gli ha cancellato la memoria. Evidentemente era un peso troppo grosso da portare. Però dice: Alexander di Brandenburg dovrebbe farti ancora arrabbiare tantissimo come nome. E dice: vai nel rifugio sacro, trova Alexander e ammazzalo. Cioè tu mi stai a dire praticamente che io devo trovare un cristiano, lo devo uccidere senza sapere il motivo. Un vecchio, tra l'altro, perché dice il suo corpo è vecchio e debole. E poi mi dà altre buone notizie proprio, no? Un'ombra ti sta seguendo, è un incubo vivente che distrugge la realtà. E vabbè, ma quante altre belle notizie mi vuoi dare? Scendi nell'oscurità, ecco perché si chiama The Dark Descent, e uccidilo. Tu, Daniel, lasciatelo dire, non stai bene. Hai, direi, qualche problema che... pezzi di vetro, pezzi di cocci, pezzi di cazzi, che cavolo... Ok. Si può aprire? Ecco fatto. Un passaggio segreto. Andiamo nella sala d'ingresso. Ok, non sappiamo manco quando stiamo. La porta sbatté dietro di lui e sapeva che non avrebbe più rivisto il vecchio sarto a Berkeley Square. Un'altra anima solitaria a Londra sembrava appropriata in qualche modo. Di che cazzo state parlando? Non so, ragazzi. Ok, Daniel finalmente ha recuperato tutte le sue facoltà mentali e motorie. Mentali ho qualche dubbio, sinceramente, perché io credo tu abbia bisogno di un buon dottore, Daniel. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. Eccolo. My most raffineria, precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Quindi, ok, noi abbiamo ovviamente avuto contatti con questo Alexander, quindi ci sarà un motivo che ha portato Daniel ad odiarlo tantissimo. Comunque, allora, lì c'è una porta, però io guarderei anche dalle altre parti. In effetti, questi li possiamo aprire? Sì, e vai! Olio, 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 ragazzi. Non ameremo mai l'olio, ragazzi, credo, come lo ameremo in questo gioco. Ok, di qua non credo potremo uscire. Oh, che c'è? Oddio! Cos'è? Disgustoso! Via, via, via! Cos'è quella melma? Oddio! Ci stanno... si insetti, non capisco se sono scarafaggi grassi o cosa sono. Allora, pure di qua si può andare. Cosa dice qua? Cantina
Il laboratorio? Oh my god, chi ha mai avuto intenzione di andare nella cantina, ragazzi? Ah, ma nessuno sarebbe così stupido. Seguiamo il sangue, va, che il sangue parla sempre. Raffineria. Merda. Oh, Daniel ha appena scritto una nota a se stesso, o perlomeno a noi, ragazzi. Apriamo il diario da qui. Una specie di tessuto organico schifoso, aggiungerei, blocca la strada verso la raffineria. Può essere sciolto? Ok, ci sta dando un indizio probabilmente su come toglierlo. È duro e pieghevole. Non può essere spezzato da mani o strumenti, per questo che ha scritto può essere sciolto. Ah, che schifo, mi fa schifo toccarla, va bene, non voglio toccarla mai più. Quindi se è scritto può essere sciolto, allora io intanto... Oh merda. Potrei andare pure a... Oh! Che è stato? Che cazzo è stato? Oh! Minchia, dovete smettere di farmi sti scherzi del piffero. Ok, qua non si smuove. Giustamente ci stanno le assi di legno. Then... Pure noi siamo dei geni, no? Oh shit. Ok, qua è tutto sbarrato, assolutamente. E di qua... Si va agli archivi. Ma noi non siamo appena venuti. Mizzica, enorme sto posto. Qua si scende. Però questa è sbarrata. Qua c'è un acciarino, lo prenderò immediatamente. E di qua si va agli archivi. Però non so dove andare prima, sinceramente. Magari divento immediatamente pazza e decido di andare in cantina. Vediamo un po', magari comunque ci guideranno un po' loro, forse, su dove possiamo andare e non possiamo andare. Per cui direi di provare ad andare in cantina, anche se mi sembra veramente una pessima idea. Ah, ok, vedete? È bloccata e non si aprirà senza una chiave, infatti. Una specie... Ah, trova la chiave alla cantina, ok. È così, ragazzi, che di solito si va per esclusione, nel senso adesso abbiamo visto che la cantina è chiusa. E quindi... Laboratorio. Laboratorio di che, scusa? Ah, ok, di qua si può andare. In bocca adorava una fragranza di rosa, delizie turche, pensò, proprio come quelle al consolato di Costantinopoli. Io non so, ragazzi, da dove vengano prese queste frasi. Buoni, 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 state buoni. Che è tutto ok? Eh? È tutto a posto? Sì. Tutto benissimo. Oh shit. Comunque, ragazzi, gli effetti sonori dell'ambiente sono fatti davvero molto molto bene. Che è sta merda per terra? Mosche. Oddio. Ma io non vengo, se non mi volete. Olio grande. Se non mi volete, per me non c'è alcun tipo di problema. Io non ho alcun problema, infatti. Cioè, io vado tranquillamente da un'altra parte. Oh, questi pure si possono prendere. Cioè, vedete, ragazzi, si possono prendere veramente tante cose. E quindi magari se si può spostare qualcosa bisogna pure fare attenzione che non ci sia olio o comunque acciarini. Oddio, pure i barili. Vai, spostiamo tutto, buttiamo via tutto. Ok, più di così. Ok, qua non sembrerebbe esserci niente. Va bene. Vediamo un po' qua. Ah! Oddio, ma sono sullo schermo. Che schifo, via, via. Aiuto. E via, che schifo. Scarafaggi, luce, 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 luce. Via. Luride bestiacce. Che schifo. Ok, questo sì mi ha fatto senso, ragazzi, Allora, continuiamo a fare attenzione a vedere se c'è qualcosa che possiamo prendere. Io non avevo idea di sta cosa. Ok, qua già ci sono stata. Non avevo idea di sta cosa, ragazzi, che gli scarafaggi potessero comparirti sullo schermo. È fatta bene sta cosa, è da ammettere. Andiamo di sotto. Yuhu! E là? C'è nessuno qui? Oh, importante, ragazzi. Oh merda, che sta succedendo? Minchia, oh. Oh, fatemi vivere in pace, Gesù! Mi fate vivere nel panico! Ovviamente, è così che dovete fare, però vi dovete dare una calmata. Cioè, siamo peggio che in Giappone, ma anche in Giappone ci sono così tante scosse, Oh shit, una nota.
La mancanza di un camino per far fuoriuscire bene i vapori dei miei esperimenti più recenti ha fatto sentire il proprio peso su molti dei miei ingredienti meno stabili che ho immagazzinati. Alcuni sembrano inalterati, ma molti sono stati rovinati dai vapori e sarà difficile recuperarli. Farò quello che posso e li sposterò in cantina. Aspetta un attimo. Ingredienti chimici sono stati spostati dal laboratorio alla cantina. Ok ragazzi, stiamo parlando di ingredienti. Ma qua ce ne stanno un miliardo di ingredienti chimici. Olio. Che meraviglia l'olio, ragazzi. Ok, direi di riempirlo. E quindi a quanto sto capendo, cuprite, attenzione. E acqua forte, cuprite e acqua forte. Minchia, c'ha le visioni, Daniel. Ah, sono due gli elementi chimici. Perché ragazzi, allora, la sostanza quella organica, lui effettivamente ha scritto, può essere sciolto. Quindi probabilmente, visto che siamo in un laboratorio chimico, ok, possiamo creare un elemento chimico. Ammazza. Questo è il mio terzo tentativo di creazione di vite artificiali. I composti precedenti non avevano la potenza di cui ho bisogno, ma ho la sensazione di esserci quasi. Calamina e solfuro di arsenico sono stabiliti e la cuprite li lega bene. Stavolta farò un tentativo con l'acqua regia invece che con l'acqua forte, sperando che produca una soluzione più uniforme. Dopo, l'esperimento è fallito. Proprio è andato nel merda, grande. La soluzione è altamente acida. Eccola allora, ed è poco pratica da utilizzare se non come detergente. Il tessuto organico reagisce in modo molto violento alla soluzione e deve essere trattata con la massima attenzione. Potrei utilizzare la ricetta, ma sto perdendo le speranze di trovare una soluzione alchemica per la mia situazione difficile. Ok, quindi il nostro Dan ovviamente ha messo in promemoria. Una prova nel laboratorio ha rivelato, ok, che la combinazione di quattro sostanze chimiche può creare un potente acido. Come potete vedere ragazzi, più si va avanti magari più si scoprono dettagli e quindi capiamo quello che dobbiamo fare. Quindi infatti può essere sciolto, quindi a noi ci serve questa sostanza acida ragazzi, per cui ci servono quattro elementi chimici che sarebbero calamina e solfuro di arsenico, cuprite e acqua regia o acqua forte, una di queste due. Comunque vabbè, poi ce l'abbiamo segnato, quindi possiamo facilmente riaccedere. Qui ragazzi bisogna aprire anche i cassetti, perché anche nei cassetti ci può essere qualcosa di importante. Eccolo qua infatti. E via la sedia, grazie. E anche questi spazietti. Un giorno ritornerò. Se non fosse stato per il tuo pensiero, amore mio, non sarei riuscito ad andare avanti. Cos'era? Ho sentito dei passi. Quando scopro di fare cose terribili, trovo conforto in te. Fin quando riesco a pensare a te e a desiderare una vita insieme, so di essere migliore degli altri. Io piango per loro. Bramano il potere senza... Oh! Bramano il potere senza limiti, mentre io desidero solo un giudizio giusto e un ritorno sicuro. Ma che cazzo è? Chi c'è? Ma sono io? Non lo so. Che cazzo è? Sta cosa, contenitore della sostanza chimica. Vediamo la descrizione. Un contenitore per miscele di tutti i generi. Quindi comunque, oh shit, oh shit, non l'avevo vista la botola prima. Ma sono diventata ciecata io o è comparsa adesso? Non c'era mi sa prima, eh. Wow. Allora qua mi sa che bisognerà fare ragazzi l'esperimento chimico. Infatti ci sono quattro ampolle e probabilmente dovremo mettere questo qua. Dice per miscelare. Nessun oggetto da usare. Vabbè, forse si potrà usare dopo. Infatti, per continuare c'è bisogno di quattro sostanze chimiche differenti. Perfetto. E però bisogna andare in cantina. E la cantina era chiusa a chiave, ragazzi. Non ci dimentichiamo. Oh shit, io me ne vado. Ciao ragazzi. È stato un piacere. Non teniamo troppo la lanterna accesa, ragazzi, perché l'olio va giù che è una bellezza. Guardate, poco su, poco sopra la metà. Allora, dove cazzo starà sta chiave? Sta chiave della cantina. Qua abbiamo gli archivi, ragazzi. Probabilmente è l'unico posto in cui andare. Infatti si può accedere. Gli altri bambini gli urlavano contro. Il suo nome risuonava a un ritmo costantemente in crescita che lo incitava a farlo. Lo sto facendo davvero, pensò il ragazzino e colpì la sua vittima con una pietra. What the fuck?
un leggero mal di testa. Vedete, ragazzi, come scende? Come scende la sanità? Oddio, oddio, luce, 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 luce. Oh, non mi piace sto posto. Già l'ho classificato, non mi piace. Assolutamente no, voi state la mia larga, se no vi schiaccio come fa Henry. Peccato che non c'è Henry, che se no sapete che fine vi faceva fare Henry. Vediamo se qua c'è qualcosa, ma sembrerebbe di no, però c'è una nota. 16th of May, 1839. Tre pagine. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to avete clear fatto the qualcosa way che non dovevate fare, di sicuro, sicuro lo so. Tomorrow I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Ok ragazzi, questo è il diario di Daniel. Quindi Daniel, che era un archeologo, parlano ragazzi di scavare, di trovare tombe, di professori. Sì, probabilmente era un archeologo, mi sembra di aver capito. E hanno fatto qualcosa di sicuro non dovevano fare. Stavano in una tomba, queste cose già le abbiamo viste e riviste nei film. Perché questa porta comunque è stata buttata giù? Bella domanda, domanda lecita, direi. Yuhu. Scusa. Scusate, posso venire qui a sbirciare? Di sicuro posso, dai, che me ne frega. Ma sì, ma in fondo, ma chi se ne frega? Disse così prima di morire. Allora, vabbè, qua sembrerebbe non esserci una cippa, ragazzi, una cippa. Yuhu! Yuhu! Ah, che bella la luce, vedete che viene... il calamaio, pensavo di poterlo prendere, sembrava olio. Un brondo? Oddio, comunque queste porte sono chiuse, non mi dicono niente di buono, ragazzi, eh. Importante sempre aprire i cassetti, anche se ci sono vestiti marci all'interno. Qua c'è una nota, però apriamo prima qua, apriamo i cassetti. Eccolo qua. Vedete che è importante? Ancora? 1839. My hands tremble as I write. Ecco qua, la mia tribolazione è per paura che il ricordo mi finisca in dubbio. Che cosa hai fatto, Dan? Today I took some men and ecco into the dark ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. Confused? It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Oh shit, oh shit. Si fa interessante il racconto. Mi piace sta cosa che racconta attraverso il diario. Perché poi t'appassiona. T'appassiona, no? Scusate. Io continuo ad andare avanti qua. Ok, non mi sta piacendo per niente sta cosa. Che è qui? Vecchi volumi. O comunque, io sento... Oh merda, chi è? Perché suona un piano? Che sta succedendo lì? Oh.
Che state facendo? Minchia, l'olio come scende, ci picchia a voi. Ragazzi, io sento dei passi. Oddio, non lo so. Oh. Niente scherzi, eh. Ok, apriamo qua. Ok, ragazzi, cioè, almeno fin quando... Io devo trovare. Devo trovare. Non si apre, è bloccata. Ok, che cosa hai da dire, Dan, a riguardo? La porta che conduce alla stanza di storia locale è bloccata. C'è un'altra entrata? Vedremo, vedremo, Dan, vedremo. Probabilmente sì. Oh. Eccolo il piano. Che è? Oddio. Io ho sentito un rantolo, eh. Io l'ho sentito un rantolo. Ok. Andiamo. Io vado, eh. Non mi interessa. Che cazzo è? Che cazzo è? Oh. Io non vorrei disturbare nessuno, però sapete come vanno ste cose. Oddio, ragazzi, mi sta bene il panico adesso, ve lo assicuro. Perché non so che sta succedendo e il gorgoglio non mi aiuta. Non mi ha aiutato per niente il gorgoglio. Vediamo un po'. Olio. Più olio troviamo, meglio è, ragazzi. Assolutamente. Oddio, un'altra volta. Oh, Gesù. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. L'ombra, che ombra. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Minchia. È buio come la merda qua. Ok, vabbè. Io va... Oh! Oh! Oh shit, oh shit, oh shit. Sapevano, lo sapevano sti stronzi che sarebbe successo. Che qualcosa di orribile sarebbe successo e l'hanno fatto lo stesso. Vi dovrebbero mettere in cella per il resto delle vostre vite, misere vite. Ok, oh. Ok, vediamo. Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Oh! Oddio, che sta succedendo? 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ah, devo andare io. Ah, siamo in game, ragazzi, sì. Ma che cazzo? Sì, questo quando è rimasto intrappolato. Waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Ma che roba è? Oh. I reached out, closing it in my hands. Che hai fatto, Daniel? The escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away. Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Di che cazzo stai parlando, Dan? Io veramente non ti seguo nei tuoi farneticamenti. Scusa, però. Oh merda, qua è crollato tutto. Oh shit. E mo? Devo trovare una nuova strada fuori da quest'area. Ma andate a fanculo, va. Merda. E come vado via da qua? Scusate, che qua è tutto chiuso.
Bella domanda, ragazzi, bella domanda. Comunque direi che è estremamente interessante tutto ciò, perché comunque ci stanno, cioè, spiegando un pochettino ovviamente il passato di Daniel. Forse ci faranno arrivare al momento in cui ha conosciuto questo benedetto Alexander, diciamo così, e quello che è successo. Fragile ma non può essere rotta con le mani. Allora da qua che dobbiamo uscire. Io direi di prendere uno di questi sassi, sempre se Daniel ce la fa. Cioè, i miei dubbi. Vabbè, uno piccoletto ce la possiamo fare, dai. Ovviamente lo tiene con la forza del pensiero, ragazzi. Ecco fatto. Wow. Voilà. Ancora, Gesù. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Ok. Mi sembra aver capito che c'è una sorta... Ammazza, non si vede una cippa. C'è una specie di meccanismo... Ah, ok, infatti. Segreto nella porta per la stanza della storia locale. Che a quanto pare dobbiamo andare nella storia locale. Non ho ancora capito il motivo preciso, ma vabbè. Olio! Che meraviglia! Ok, ragazzi, allora, io se non sbaglio, quando esco dal gioco salvo automaticamente nello stesso identico punto dove mi trovo. Per cui, che dire, ha il suo perché, ha davvero il suo perché, perché l'atmosfera è fatta veramente molto bene e sanno giocarci molto bene con gli effetti sonori, con l'atmosfera, esatto, è questo che mi sta piacendo di questo gioco. E vi giuro che in un certo momento mi stava venendo proprio il panico, ragazzi, quando si è sentito quel gorgoglio, che di sicuro doveva essere una sorta di avvertimento a quello che forse ci aspetterà, mi è venuto non poco panico. Per cui vabbè, allora, ci sarà un meccanismo da sbloccare, ragazzi, riprenderemo da qui la prossima volta. Ovviamente fatemi sapere, ragazzi, cosa ve ne pare a voi e ricordatevi di sostenere la serie lasciando un bel pollice in su. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!